Prima di iniziare, sì, grazie. Dunque, io sì, mi occupo di dati, ma soprattutto sono un ingegnere dei trasporti e quindi uso i dati proprio per la mia attività professionale. E quindi oggi volevo un po' parlarvi di un progetto che ho iniziato da un pochino e oggi, insomma, vi porto un paio di esempi, ma spero appunto prossimamente, magari il prossimo anno Alesk sarà definitivamente pronto, però spero anche prima, e, di come ho utilizzato un paio di pacchettini di Python appunto per estrarre dei dati stradali essenzialmente, quindi di topologie stradali, e analizzarli sotto forma di rete. Ecco, il titolo X l'ho inventato ieri appunto, ma adesso capirete da dove deriva. Deriva essenzialmente dai due pacchetti che vi presenterò. Il primo si chiama OSM-NX e il secondo Network-X, quindi ecco, vedete che la X compare in entrambi. Diciamo, il primo è un pacchettino essenzialmente nato per estrarre molto facilmente dati da OpenStreetMap ed analizzarli sotto forma di rete e soprattutto sotto forma di grafo, quindi, o di sistema complesso. È qui che interviene la X di NetworkX, che in qualche modo entrambi i pacchetti vanno a lavorare insieme e quindi a integrarsi molto bene, secondo me. Adesso vi vedremo un paio di esempi. E partiamo prima da NetworkX, che è quello più vecchio, diciamo. Adesso oggi siamo arrivati alla versione 2.5, quindi è ormai stabile, è nato tanti anni fa, con le prime versioni era un pochino veramente crudo, ma ormai diciamo che è abbastanza maturo per analisi di dati e di reti, soprattutto complesse, e può fare di tutto, quindi costruirvi i grafi per chi ha dimestichezza con i sistemi complessi, complex networks, diciamo che è un po' il primo pacchettino in Python che uno va ad analizzare e da usare. Se devo trovargli un piccolo difetto per adesso, se abbiamo dati e strutture molto grandi, è un pochino lento. In quel caso di solito si passa a un pacchetto più avanzato che si chiama iGraph, ma oggi non ne parliamo, insomma, magari la prossima volta. Però diciamo, per iniziare, comunque per analizzare strutture anche abbastanza complesse, va bene, soprattutto perché è facile da utilizzare. Quello che fa è questo, quindi permette di costruire, leggere, esportare, importare, fare un po' di tutto con i grafi, con le reti. Quindi a sinistra, o piuttosto che a destra, dopo appunto grazie alla facilità di integrazione con Matplotlib, per esempio, vi permette di colorare gli archi a seconda di diverse strutture che abbiamo dentro, di pesi, eccetera. E soprattutto di farvi fare anche analisi di rete, quindi abbiamo per esempio istogrammi sul grado di una rete, piuttosto che distribuzioni del grado della rete, quindi essenzialmente quanti nodi hanno un certo tipo di collegamenti verso gli altri. Quindi questi sono molto output basici che NetworkX vi permette di fare molto facilmente. Invece OSM-NX appunto è nato pochi anni fa, è naturalmente free, qui abbiamo la pagina GitHub, ed è stato inventato dal signor Geoff Boeing, come gli aerei, che essenzialmente ha strutturato questo pacchetto per fare un suo studio molto interessante, che si chiama appunto questo Street Network Orientation. E praticamente lui, grazie a questo pacchettino, ha estratto tutte le topologie di rete stradali in abbastanza città del mondo, e per analizzare un pochino statisticamente le diverse orientazioni. Per esempio, qua ci sono un po' di città, abbiamo soprattutto le città americane, che abbiamo il solito cardo decumano, quindi nord, sud, est, ovest, molto, molto basilari, invece altre che hanno delle strutture un pochino più appunto distribuite in maniera diversa. E da qua diciamo appunto ha rilasciato questo pacchetto che vi permette di fare interessanti analisi anche a livello proprio di complex networks analysis. Quindi per esempio qui abbiamo una topologia di rete stradale, vedete i colori sono proporzionali a questa metrica che si chiama Betweenness Centrality, che praticamente è una metrica che è, diciamo, ogni nodo, diciamo il nodo rosso, quindi maggiore Betweenness Centrality significa la maggior parte di percorsi minimi tra tutte le coppie di nodi che vanno a incrociare proprio quel nodo là, quindi capire un pochino la centralità dei nodi, piuttosto che analizzare le famose isocrone, quindi delle aree dove diciamo sono percorribili con lo stesso tempo di percorrenza, quindi per esempio no, da le gialle eccetera, dal centro verso l'esterno,
sotto, dove sotto appunto una mappa stradale di OpenStreetMap. E vi dicevo che questo è nato per fare un progettino un po' più, diciamo, inerente alla mia attività professionale. E adesso non vi sto a tediare troppo, però diciamo l'idea è quella di strutturare una rete stradale che esporto molto facilmente da OpenStreetMap e vado ad assegnarle dei pesi che sono dati dai flussi e dai costi, diciamo, in termini di tempo per andare per esempio da una città all'altra, per esempio dalla città A alla città D, come Domodossola, e dove l'utente può scegliere diversi percorsi in funzione del costo, essenzialmente del tempo che impiega a percorrere, no? Quindi in qualche modo abbiamo, per esempio, da A a B abbiamo dei tempi variabili dove X è in funzione del flusso, quindi maggior traffico c'è, ovviamente molto intuitivamente anche maggior tempo magari posso impiegarci a percorrere quel tratto. Quindi in qualche modo si andrà a fare una sorta di equilibrio di rete in cui vado a cercare un ottimo di sistema e un ottimo, anzi soprattutto per l'utente che cerca in qualche modo sempre, per esperienza personale, ma lo sapete credo meglio di me, quando attaccate il vostro navigatore e andate a cercare il percorso con il tempo minore di percorrenza. Questo diciamo un po' l'idea. E adesso io apro, vediamo, sempre chiedo conferma a Sebastiano se si vede, sì, il famoso, ottimo, il famoso notebook, Jupyter Notebook, per farvi vedere praticamente un pochino come funzionano i due pacchetti. E vengono importati molto classicamente con questa sintassi. Allora, l'idea è, partendo da NetworkX, come vi dicevo, è molto, molto, molto facile creare delle reti. Adesso qua creiamo una rete demo. E vedete, col G io dichiaro un grafo diretto. In qualche modo, quando dico grafo diretto, vuol dire che vado a definire un verso di percorrenza. Se ho, per esempio, in caso stradale, possiamo avere ovviamente le strade a doppio senso di marcia, in quel caso potrebbe essere semplicemente un grafo, o piuttosto un grafo diretto che ho con due sensi di marcia, quindi da una parte e dall'altra, da tre coppie di nodi. E poi vado ad aggiungere, semplicemente con una forma molto base, attraverso delle liste dei dizionari, gli archi, okay, tra un nodo e un altro, dove definisco il nodo di origine e il nodo di partenza, scusate, il nodo di arrivo, e dopo definisco dei pesi. Qui ho inserito il tempo, per esempio, di percorrenza, settato a zero, e un costo, che può essere il costo monetario, quello che volete, insomma, per avere, diciamo, una rete pesata. Posso poi, grazie a NetworkX, dare anche al volo degli altri attributi. In questo caso setto al grafo G che ho definito in precedenza il valore 0 con un altro peso, in questo caso flow, potrebbe essere il flusso, no, di persone o di veicoli che vanno da un nodo all'altro. E poi semplicemente appunto le nostre metriche che mi dicono la dimensione della nostra rete che vado a definire. In questo caso abbiamo 9... Scusate, l'ho perso. Abbiamo 9, scusate, 5, 5, 4 nodi e 5 archi. Vi dicevo prima che è molto facile integrarlo con pacchettini di visualizzazione come Matplotlib, che in qualche modo è integrato all'interno di NetworkX in questo caso. Quindi posso definire un layout cosiddetto Spring, che è una sorta di layout che va un po' a posizionare i nodi in funzione della repulsione tra i loro archi che vengono collegati, e poi vado a definire appunto varie cose, diciamo, prettamente grafiche, per cui vedete già che in qualche modo posso avere una prima visualizzazione con la freccina che mi indica la direzione che ha l'arco da un nodo ad un altro. Poi, diciamo, in output i vari campi che ci sono nel campo text sono le coordinate essenzialmente di posizionamento dei nodi, proprio una cosa visuale. Posso usare ovviamente in fase reale, di test reale, le coordinate, per esempio, piuttosto che delle coordinate tra 0 e 1, dove posso definire una mia topologia così grafica, ma insomma non ha, a livello grafico non ha molta importanza. Iniziamo appunto a analizzare un pochino le funzionalità di NetworkX che ha all'interno a livello di algoritmi. Il più semplice è quello del percorso minimo, come vi dicevo, quindi uno shortest path che va a
posso semplicemente definirlo come trovami il percorso minore tra il nodo A e il nodo D, però seguendo il peso, quindi del costo, no? Quindi non solamente la lunghezza, ma andando a definire il costo che ho fissato sull'arco. In questo caso mi dà il pattern ACD. Se invece io dico, ok, trovami solamente il percorso minimo indipendentemente dal peso, quindi lui mi va a trovare ABD, un altro, che è semplicemente il percorso minimo, il numero di salti che faccio tra un nodo ed un altro. E, andando ad esportare il che cosa c'è all'interno della struttura grafo a livello di arco proprio, quindi G-edges data true, ho questa struttura qui, quindi ho semplicemente una sorta di lista in qualche modo con dei dizionari inseriti dentro, dove ho le coppie di nodi e all'interno i dizionari che mi dicono che pesi ho e i vari valori tra ogni coppia di nodi. Allora, questo diciamo è la base, quindi questo serve semplicemente a farci le nostre analisi di rete, ma vediamo appunto come OSMNX sfrutta queste cose per avere invece un'estrazione semplice da OpenStreetMap e andare poi ad analizzarlo sotto forma di rete. Allora, visto che siamo qui a Saint-Donat e che abbiamo l'ottimo ESC 2020 che ci ospita, facciamo un piccolo esempio su questa città. Allora, e anche qui la sintesi è molto semplice, quindi OX graph from place. Allora, come primo campo io sono andato a inserire semplicemente la denominazione che OpenStreetMap mi dà di Saint-Donat di Piave, quindi occhio che qui dovrebbe cercare di prenderle, probabilmente anche scrivendo solo Saint-Donat di Piave funziona, però diciamo se andiamo a specificare meglio dopo tutti i campi che OpenStreetMap definisce per Saint-Donat di Piave siamo più sicuri. E invece network type drive, questo è un sottoinsieme di tutto quello che puoi estrarre a livello di topologia, che mi definisce solamente appunto le strade in cui sono in qualche modo adibite allo scorrimento degli autoveicoli. Qui ho commentato la parte sotto che dove mi dice la proiezione su coordinate UTM, adesso la lasciamo stare, però è utile per chi fa cartografie o comunque analisi geospaziali, sapere che in qualche modo dopo è possibile proiettare su altre coordinate geospaziali per problemi di insomma, soliti distanze, eccetera. Allora, questo è quello che lui mi estrae, quindi qui dipende da che città voglio andare a estrarre, però diciamo ci vuole un attimo che lui estragga da OpenStreetMap la topologia. Anche qui col plot graph posso fare un plot molto semplice della mia rete, questa ovviamente anche per chi non è, ma insomma Sebastiano la riconoscerà sicuramente come Saint-Donat di Piave. Ho la diciamo la topologia, ok, quindi con nodi ed archi. E qui OSMNX, scusate, è molto forte perché già lui semplifica di molto quello che può essere l'uscita da OpenStreetMap, che di solito è una cosa abbastanza complicata, a livello di nodi e di archi, di punti e di linee che li collegano, perché va già a semplificare moltissimo la topologia, per cui ho una rete diciamo molto più semplice di quella che potrebbe essere quella che io se la estraessi direttamente da OpenStreetMap, avrebbe una numerosità a livello di nodi e di punti molto 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 maggiore, che alla fine potrebbero veramente di solito non servirmi, ma va solo ad appesantirmi un po' il mio grafo. Allora, quello che dobbiamo fare adesso, come abbiamo fatto prima nel caso di una rete demo, andare a capire, vediamo qual è il percorso minimo tra questa location qui del Crunch Lab all'ESC, e c'è già l'ho scelta proprio perché era un punto più estremo e mi serviva per fare un esempio. Tra l'altro, Seba, c'è già è comune di Saint-Donat, mi confermi, mi ricordo. O è un comune? No, Ceggia è comune di Ceggia. Ah, comune di Ceggia, ok. Quindi eravamo giusto sul confine, però appunto prendendomi tutta la rete siamo riusciti. Ah, tra l'altro vi chiedo di metterti un pelo più centrato, così entri esattamente... Sì, ecco, adesso mi vedo nel pallino, ok. Scusate, che qui ho tre schermi. Ok, grazie. Allora, dicevo, per definire le location, allora io vado semplicemente a definire latitudine e longitudine dell'ESC, quindi Crunch Lab, e dice già che in qualche modo ho scelto un punto più o meno centrale in paese. Non dobbiamo preoccuparci di mettere le coordinate troppo, troppo precise, perché grazie appunto di nuovo a OSMNX
posso prendermi, gli dico ok, prendimi il mio nodo di origine dal get nearest node dell'ESC, cioè quindi lui prende questa coordinata che è più o meno appunto questo edificio dove siamo adesso e mi prende lui il nodo che abbiamo estratto da OpenStreetMap più vicino alle coordinate che gli ho dato, quindi trova comunque lì un punto del grafo che si avvicina più, il nodo del grafo che si avvicina di più alle coordinate esatte. Così anche per la nodo di destinazione che appunto, come dicevamo, è Ceggia. E qui andiamo di nuovo a dirgli, ok, root, trovami il percorso minore, qui la sintassi proprio uso quella di NetworkX, vedete, gli dico ok nel mio grafo G, da nodo di origine a nodo di destinazione, quindi come peso gli dico semplicemente la lunghezza, quindi ovviamente lui prendendo la rete da OpenStreetMap sa quanto è lungo ogni arc, quindi mi prende il percorso minimo, che va qui, adesso Sebastiano mi aiuterà meglio, va per dentro Saint-Donat e poi prende la strada esterna e arriviamo a Ceggia. Ok, questo è abbastanza ancora banale, diciamo, relativamente, perché comunque mi dà una proiezione cartografica, niente male, molto semplice. Se invece vorresti andare, come appunto è la mia idea del progetto, andare a capire un po' sulla parte dei flussi di traffico e quindi del tempo di percorrenza, devo fare qualcosina in più, devo andare a vedere effettivamente che cosa il mio database che ho estratto da OpenStreetMap, come è fatto. Allora, questo è un pezzo di quello che lui ha estratto, vedete che ci sono dei campi che sono stati appunto compilati da chi, dagli utenti che hanno inserito le informazioni in OpenStreetMap e tanti sono vuoti, ahimè, no? Quindi per esempio di là, dalla parte oltre la geometria o il numero di corsie, se c'è un ponte, se è un'intersezione eccetera, la velocità massima sono nulli in questo caso, però ho dall'altra parte il nome delle strade e soprattutto la lunghezza, quella ce l'ho, perché quella è fondamentale. Però da queste piccole informazioni posso già dare, grazie di nuovo a OSMNX, delle informazioni aggiuntive. Per esempio posso dirgli, ok, per ogni tipologia di strada, okay, che è residenziale, secondaria, terziaria, posso associargli, quindi fare un mapping, delle velocità in chilometri all'ora che secondo me sono quelle, possono essere limiti di velocità, piuttosto che se ci sono delle determinate zone 30, no? Quindi a bassa velocità, posso assegnarle a ogni singola categoria di strada. E dopo la cosa interessante è che vado a dirgli, ok, add edge speeds, quindi va in qualche modo a riempirmi tutti i campi che non avevo, quindi mi dà al mio database, vado ad associargli un campo che è speed, quindi velocità, e sulla base della velocità e della lunghezza di ogni arco lui mi calcola appunto questo add edge travel times, mi calcola automaticamente la velocità, si dice a flusso libero, quindi se non ci fosse nessuno, se io seguissi semplicemente la velocità che gli ho assegnato, quindi il limite di velocità, e percorressi quella lunghezza là, ovviamente ci metterei un certo tempo, no? E quindi quello, a questo punto, è il mio database, il mio data frame diventa così, che è quello di prima, però vedete che ho aggiunto a destra della colonna geometry una velocità, che è quella che è definita da me col mapping, e un travel time che invece è stato calcolato direttamente dal pacchetto. E a questo punto la cosa interessante è che posso farmi due route, quindi la prima, che era quella di prima, semplicemente basata sulla distanza, la seconda, quella invece è basata sul tempo di viaggio. E quindi in questo caso vado a fare il plot delle due route, quindi vediamo la rossa è quella di prima, che era quella basata sulla distanza, che infatti mi passa attraverso il centro di Saint-Donat. La seconda invece, che è quella appunto a tempo minore, ovviamente mi fa la strada a velocità, dove le velocità consentite sono maggiori, per cui impiego comunque un tempo minore, e l'ultimo pezzo è comune ovviamente, ok? Questo appunto è solo un pezzo di quello che si può fare. Allora l'idea è quella di integrare tutte queste parti. La cosa più difficile è appunto settare tanti campi che OpenStreetMap non ha, dipende dal comune che andiamo ad analizzare, però diciamo andare a settare ulteriori campi che possono essere la capacità della strada, cioè quanti veicoli all'ora può sopportare prima che si intasi in qualche modo, parlando molto banalmente, e soprattutto anche la saturazione, quindi il rapporto tra i veicoli che passano veramente, quindi dati dalle analisi statistiche, e la capacità, quindi se siamo oltre uno ovviamente siamo in coda, siamo fermi, ok? E sulla base di questi valori anche l'utente poi è, basandosi semplicemente anche sulle informazioni che potreste avere da un navigatore, quando abbiamo un tratto saturo piuttosto che chiuso, ovviamente vi cerca un percorso
un percorso a velocità a tempo minore e dove possiate poi percorrerlo. E quindi ci sono un po' di cose da fare, soprattutto appunto andare ad analizzare una funzione che mi dice, ok, che mi dà il tempo effettivo di viaggio, no? Prima abbiamo settato semplicemente il tempo sulla base della velocità e dello spazio, però l'idea è quella di andare a capire che man mano che l'arco stradale si aumenta di flusso, di conseguenza il mio tempo di percorrenza aumenta secondo una legge che potrebbe essere tipo questa, no? Che è un po' empirica, però è quella che più o meno si usa in ingegneria. E questo appunto l'idea è quello che sto sviluppando, e magari il prossimo anno potremo essere qui a presentare un pacchetto più avanzato. E, direi che ho finito.